è un professore di economia che parla di lavoro, vorrei che lo sentisse attentamente, si chiama Mauro Callegati. Vieni Mauro. Vieni Mauro. Vai tranquillo. Mauro Callegati. Io insegno all'università e già insegno davanti a 20-30 persone, per cui insomma, vedete la piazza piena e venire qui ed essere fermato da gente che diceva sono peccato, grazie per quanto Grillo, sì, che state facendo, è veramente insomma, commovente. Nel caso, fino a ieri insegnavo all'università e non so se dopo oggi avrò la possibilità. Allora, noi siamo arrivati con questo libro ad una conclusione latente semplice, nel senso che la legge sul precariato è una legge che è stata utilizzata solo per diminuire il costo del lavoro. In questo senso, i nostri politici non sono preoccupati di diminuire solo i salari ai precari, che come vi ricordava Beppe prima è una cosa abbastanza ridicola, è come se voi andaste in banca a chiedere un mutuo e dicesse guardate che però il insomma, con molta probabilità non riuscirò a restituirlo e il direttore della banca vi dicesse benissimo, pagato un tasso di interesse molto più basso degli altri, perché pagare un salario più basso ai precari vuol dire solamente questo, ridurre la gente a mendicare più o meno un posto di lavoro. Il problema poi non è solo che non abbiamo un salario decente, il problema è che il taglio dei costi del lavoro è stato fatto sui contributi previdenziali, per cui noi abbiamo una intera generazione di persone che attualmente vivono in condizioni di precarietà, con un salario bassissimo e da pensionati non avranno i soldi per andare avanti. È vero che insomma, diciamo, quelli nati dal 70 alla fine degli 80 purtroppo sono precari giovani e quasi morti fame da pensionati, però magari si è abituati e tanto però è chiaro che è una situazione che non si regge ed è assolutamente ridicolo che questo venga enfatizzato solo in un libro di Beppe. Voi non sapete quante volte
siamo sentiti Beppe e io al telefono e Beppe era giustamente ingufarito perché lo accusavano di essere un terrorista. Guarda, ti cazzate e ne dice tante. Grazie. Ora vogliamo dare un abbraccio simbolico a chi ha organizzato tutto questo, a chi è veramente il merito di tutto questo. E sono i ragazzi di tutta Italia, abbiamo un primo collegamento con i ragazzi che hanno preso le